buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeone, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, provo un attimo a parlare, vediamo. Saluto tutti gli ascoltatori, non so se mi sentite. Sì, ecco, perfetto. Allora, come giovedì siamo qui in trasmissione con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E naturalmente. No, perché prova adesso a parlare, Francesco. Di nuovo appunto la Radiogramma 5. Sì, sì, perfetto, dai, ci siamo. Allora, gli argomenti di oggi naturalmente sono argomenti di attualità, commenteremo un po' anche perché c'è un carico notevole di tutti quei problemi che a noi interessano, proprio in vista della protezione della società civile, cioè affinché nasca quel modo di vedere e di analizzare le cose, di viverle, di rapportarsi, che sia proprio del paganesimo, e vediamo proprio come il cristianesimo la stia saccheggiando. Prima ci abbiamo un po' di cose. Prima di questo, naturalmente, ci sono, Francesco tanto farà un appello per questioni della radio, e poi avrà anche qualche altra cosetta da dire ai radioascoltatori. Sì, no, beh, un altro punto, io, come sapete, domenica 5 di novembre è un giorno molto importante per la Radiogramma 5. Questa è una radio che da 30 anni esiste, questo lo sapete benissimo perché chi ascolta e sono ascoltatori attenti, affezionati e sempre presenti. Sapete che il Radiogramma 5 ha vissuto traversie enormi, nel senso che ha sempre avuto una vita non certo facile, non certo comoda, sempre stata osteggiata e ha sempre trovato ostacoli e ha sempre affrontato questi ostacoli e li ha superati. Purtroppo col passare del tempo, con l'anzianità della radio, anche i problemi, i disagi o le batoste che la radio deve subire diventano sempre più forti e diventa sempre anche più difficile farne fronte, anche perché dopo tanti anni una radio come la nostra, come Radio Gamma 5, che è una radio che dà fastidio, che irrita molti poteri e molte convenzioni, è una radio appunto che forse lo ripetiamo, ma forse dovremmo ripetere di più, è una radio libera in cui tutti appunto possono intervenire, non è filtrata, non è mediata, non è controllata e non è indirizzata, anche perché chi ascolta si rende conto che le voci che può sentire, che può ascoltare sono le più varie, le tematiche sono le più diverse. E ora questa radio, vuoi anche un po' per il riflusso, vuoi perché sono venute a mancare molti stimoli, molte spinte culturali, molti desideri. Viviamo in una società in cui le prospettive, le ricerche almeno per la massa sono diverse e le persone che coltivano, che seguono orizzonti diversi, prospettive di vita alternative sono sempre più confinati in ghetti o si cerca di metterli al margine. Radiogramma 5 purtroppo ormai, dobbiamo dirlo, è ormai una radio unica perché girando per l'Italia o girando appunto forse anche per l'Europa, esperienze di questo tipo sono praticamente inesistenti. Allora, come sempre, ci sono dei cicli in cui la vita della radio non è normale, ma si vivacchia, si tira avanti con fatica e ci sono momenti in cui i disagi della radio aumentano. Sapete appunto in questo periodo le disgrazie, se vogliamo definirle così, che poi disgrazie non sono perché sono cose architettate, volute, desiderate da chi ha interesse in maniera decisa di sospendere questa radio, di impedire di parlare, ci sono state. Tra cui appunto, prima di tutto, una multa molto consistente, quotata tra i 25.000 e i 150.000 euro, e per chi conosce Radiogramma 5 sa che è una cifra enorme, che non è certo una cifra facile da raggiungere. Tenendo conto che le ultime richieste del comune di Romano del Zelino erano 50.000 euro. E la cosa appunto non è una cifra da poco per una radio come la nostra, che vive di cifre irrisorie e insignificanti, considerando quello che vengono spese dalle altre radio e dalle altre televisioni. E questo è un problema molto grosso. Si aggiunge la situazione precaria della sede, e se non tutti lo sanno, beh, viene che lo sappiano, il 22 di novembre Radiogramma 5 dovrebbe uscire da questa sede con lo sfratto esecutivo, cioè nel senso che il proprietario potrebbe imporre con la forza che ce ne andiamo. Radiogramma 5 non ha certo i mezzi per acquistarsi dove vuole una sede, non ha nessuna possibilità di autonomia finanziaria. L'unica energia che gli viene è quella dagli ascoltatori, dalle persone, da chi, anche non condividendo quello che ascolta, anche con chi si arrabbia con qualcuno, sa che questa radio non impedirà mai a nessuno di parlare. E allora, se questi ascoltatori, che per molti anni seguono questa radio, se per molti ascoltatori questa radio è la loro vita, perché moltissime persone vivono attaccate a questa radio, è giunto il momento,
E ce ne, purtroppo ce ne sono stati tanti momenti in cui gli ascoltatori sono dovuti intervenire per sostenere questa radio. È giunto il momento per l'ennesima volta di aiutarla, non nel senso che noi saremo cari, cioè con le idee, perché come sapete siamo intorno a una realtà che pensa soltanto al denaro e di conseguenza pensando solo al denaro, purtroppo noi vorremmo fare una radio in cui si discute, si scambiano le idee, si portano informazioni e potremmo non dover avere bisogno sempre di mettere mano al portafoglio. Può anche dar fastidio, però purtroppo per gli altri l'unica esistenza, l'unica prospettiva della loro vita è il denaro. E Radio Gamma 5 purtroppo non può vivere come vorrebbe solo di idee o di buona volontà delle persone. Perché, come vi lo ripeto, se questa radio va avanti è perché non qualcuno la finanzia, ma perché qualcuno pensa, elabora e ha qualcosa da dire, e ha qualcosa da proporre o ha qualcosa che vuole discutere o vuole far conoscere. Questo sarebbe l'ideale di Radio Gamma 5, ma questo è un ideale appunto ostico, difficile, faticoso, che è impossibile che qualcuno lo lasci che vada per la sua strada. Radio Gamma 5 non ha mai preteso di fare lobby, di fare pressione, di diventare massa di potere, di controllare voti, di indirizzare coscienze, ma ha sempre voluto essere un qualcosa che porta avanti una discussione. Allora, però per gli altri queste cose non sono sufficienti e i soldi servono. Di conseguenza io faccio un invito a chi ama questa radio, a chi è cresciuto, a chi condivide, non dico le idee di molti conduttori, ma almeno la capacità di creare una comunità virtuale o radiofonica in cui tutti si possono esprimere, di mettere in mano al portafoglio, se lo desiderano, se vogliono, se hanno la possibilità. Ci è sufficiente anche la solidarietà, purtroppo la solidarietà può essere sufficiente per noi, ma non è sufficiente per chi vuole soltanto il denaro. Se avete la possibilità, io invito tutti gli ascoltatori, tutti quelli che l'ascoltano, tutti quelli che condividano, torno a ripetere, non le idee, ma lo spazio che Radio Gamma 5 ha creato, di sostenerla. Domenica 5 novembre c'è una prova del fuoco, una delle tante, perché appunto molti ascoltatori potranno dire ma siete sempre così, purtroppo siamo così non perché noi ci andiamo a cercare le rogne, ma siamo così perché qualcuno non piace che la radio sia libera. Domenica 5 di novembre, qui in sala radio, Cadoneghe, via Bezzoni numero 9, alle ore 10, ci sarà l'incontro di chi vuole sostenere anche dal punto di vista economico la radio. Sapete che la cosa è importante, io vi invito a essere presenti a sostenere questa radio. Io voglio anche cogliere il fatto di ringraziare tutte le persone che sono già impegnate, voglio ringraziare anche tutti i concorsi di amministrazione che sono dati da fare, voglio ringraziare anche il presidente della radio Paolo Girotto perché io ho partecipato anche all'ultima riunione degli speaker, posso dire che il suo impegno è costante. Anche io devo essere grato a lui proprio perché si è dato molto da fare, al di là delle alcune idee o visioni del mondo che ci possono anche dividere, perché logicamente io non valuto le persone soltanto perché hanno una certa idea, ma anche per lo stile. E ora, pur non avendo su alcuni punti, dal punto di vista culturale o della visione del mondo, di condividere le idee di Paolo, sono contento come presidente e lo ringrazio per quello che ha fatto. E io invito a sostenere sia Paolo come presidente della radio, sia tutto il consiglio di amministrazione, sia tutte le persone che stanno da fare, sostenere. I punti di riferimento li sapete. Se non li sapete, avete un'occasione enorme per conoscere questi punti di riferimento, per conoscerli di persona, perché ricordiamo che Radio Gamma 5 ha sempre dato un impegno non soltanto a rimanere una voce radiofonica, a essere un segnale radio, ma anche di quello di creare una comunità di persone che si conoscono. E allora se queste persone volete conoscerle e le volete sostenere, se questa radio volete che continui così, domenica 5 di novembre alle ore 10 qui in sede c'è questa possibilità. Io ringrazio già tutti quelli che saranno presenti e faranno qualcosa per questa radio. Io credo ci saremo domenica e aspettiamo anche gli ascoltatori di questa radio. Questa era una cosa che era importante dire. Bene? Va bene. Allora, visto che Francesco vi ha introdotto così ampiamente, insomma, sul discorso della radio, adesso vediamo un attimo perché abbiamo anche qualche problema. Vabbè. Niente, riprendiamo un attimino la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, parlando un attimino di quello che si verifica continuamente. Allora, Francesco, del congresso vuoi parlarne, dare due indicazioni? Sì, domenica è una giornata importante perché ci sono un sacco di cose. Allora, ci sono un po' di cose abbastanza particolari. Cominciamo dal fatto della radio, lo avevamo già accennato, sapete che c'è.
Domenica c'è anche il congresso di studi laici sul cristianesimo a Montecarlo Terme. Io ho già dato l'indicazione, a parte alcuni oratori che erano già presenti l'altra volta, e su alcuni diciamo che non mi sono del tutto piaciuti le loro relazioni, questo è un altro discorso. E c'è l'avvocato Bacchiega che interviene, che tiene appunto una trasmissione di antropologia religiosa, che è ben realizzata e perciò vale la pena di ascoltarlo. Perciò chi ha occasione, appunto, c'è il discorso del congresso. Ho saputo anche che purtroppo in contemporanea con questo evento ci sarà Luigi Cascioli, quello che ha denunciato il parco del suo paese per abuso della credulità popolare e che ha scritto un libro sulla favola di Gesù Cristo, che farà una conferenza su questa tematica sempre domenica alle ore 14.30 all'Hotel Cristo, al Cristallo di Preganzioli di Treviso. Perciò comunque se andate su internet trovate tutti i riferimenti per arrivarci. Peccato che le due cose sono in contemporanea, però è giusto anche ricordarlo. C'è anche un altro particolare che per me diciamo, è un po' particolare, nel senso che è un ambito su cui noi non agiamo, che però dice una cosa molto importante. Ci sarà anche un congresso di un partito politico a Padova, nei giorni da giovedì a domenica, però c'è anche questo fatto che questo unico partito che sembrava avere delle ispirazioni laiche o impegnato su temi di valori laici sembra ormai perso su connotazioni puramente politiche. E allora di conseguenza io devo dire che guarderemo questo spettacolo, comprenderemo che se vogliamo difenderci dalla predominanza dei monoteisti sicuramente dovremmo darsi da fare, perché dai partiti politici speranze molte non ne abbiamo. Bene, allora cominciamo un attimino la trasmissione. E da dove la cominciamo? Partiamo dall'attualità, io direi. Sì, cominciamo dalle dichiarazioni di Ratzinger contro i preti pedofili colpevoli di crimini enormi. Questo veniva riportato dai giornali domenica 29 ottobre 2006. Cioè Ratzinger praticamente diceva che la pedofilia dei preti è un crimine enorme. Ma perché Ratzinger, che ha protetto e che ha coperto la pedofilia dei preti cattolici, viene a dire oggi che è un crimine enorme? Perché attraverso la pedofilia praticata dai preti cattolici è successo che le persone si stanno accorgendo che la pedofilia è parte integrante della dottrina cattolica. E qualcuno dice a Ratzinger: adesso spieghi la reiterazione che ha fatto nel 1990 del documento di Giovanni XXIII del 1962, in cui minacciava la scomunica di tutti coloro che denunciavano l'attività di pedofilia dei preti. E ci accorgiamo che su questa riga si sta muovendo un po' tutta la società civile. Io qui ho una da Repubblica del 1 novembre 2006, ho un commento di Augias della Repubblica, il quale prende il caso di un vescovo di Agrigento che ha denunciato un ex seminarista, il quale, denunciando le violenze subite, ha fatto condannare chi lo ha violentato. Ebbene, questo vescovo denuncia il seminarista perché ha messo in cattiva luce la Chiesa Cattolica. Cioè, praticamente, questo vescovo di Agrigento pretende il diritto della Chiesa Cattolica di stuprare bambini. E Augias, in un'altra lettera, a firma di Linda Di Nanni, da Roma, e mette in luce come quell'atteggiamento di quel vescovo di Agrigento, che denuncia chi è stato stuprato per aver messo in cattiva luce la Chiesa Cattolica, che chi lo ha stuprato è stato condannato, mette in rilievo invece con un vescovo francese, il quale si è costituito parte civile contro un prete pedofilo nella sua diocesi. Allora, sono due atteggiamenti diversi. Il vescovo di Agrigento denuncia il seminarista che ha vinto la causa denunciando il prete pedofilo, le violenze di un prete,
il vescovo denuncia la vittima. In Francia un vescovo si costituisce parte civile contro un prete pedofilo. Osservate un attimino questi due atteggiamenti, ma se voi li leggete bene sono all'interno del stesso disegno criminoso, perché in Sicilia il vescovo si ritiene padrone delle persone, probabilmente sorretto anche dalla giunta regionale, probabilmente sorretto anche dai giudici, dai politici. In Francia invece, che ha una posizione più illuminista, più laica, il vescovo si trova col culo scoperto. E allora, a seconda delle situazioni, a seconda di ciò che conviene, ci sono due atteggiamenti diversi. Ma tutti e due atteggiamenti diversi sono finalizzati al potere e al dominio. È micidiale questo, perché tutto sommato quello che sta avvenendo, le Iene, in una trasmissione di Italia 1, hanno ripreso un filmato che avevano già mandato in onda nel maggio di quest'anno. Ebbene, sull'onda del fatto che Ratzinger ha dichiarato la pedofilia un crimine enorme, che dei ragazzini, ripeto a Ratzinger, non gliene frega niente, gli frega solo dell'immagine della Chiesa, che la gente stia scoprendo che la Chiesa è un'organizzazione finalizzata allo stupro di minori, questo gli interessa a Ratzinger, ha mandato in onda questo servizio. E in questo servizio, praticamente, io l'ho registrato grazie all'indicazione di Francesco, e adesso vedremo anche di diffonderlo in qualche modo. Bene, c'è un solo prete su cinque intervistati che dice di rivolgersi alla polizia, ma questo prete è giovane, ha 26 anni, non è neanche un prete, cioè non è ancora stato ordinato sacerdote, e probabilmente è anche una persona onesta, diciamo così, che è finito fra i cattolici creduloni. Gli altri preti ordinano non solo di non rivolgersi alla polizia, ma di rivolgersi alla madre, intimano alla madre che denuncia il figlio che è stato stuprato, suo figlio, di non parlarne nemmeno col marito. Non solo, ma fanno anche un'operazione vigliacca affermando che la donna è una peccatrice, che la donna deve pentirsi dei suoi pensieri, lei non è in grado di giudicare nessuno, lei non deve giudicare nessuno perché il prete è al di sopra di lei. Per cui esiste all'interno della Chiesa Cattolica, e questo servizio lo dimostra, una mentalità finalizzata allo stupro di minori e una mentalità di setta, cioè una mentalità di un'organizzazione separata dalla società civile che vuole lavarsi, pretende di lavarsi i propri panni sporchi in famiglia. Cioè gli altri sono bestie, le persone, i bambini sono delle bestie, sono letame, sono oggetti d'uso, e lei pretende di lavarsi questi panni sporchi in famiglia. Francesco, sei da dire qualcosa? Aggiungere anche una cosa. Sapete appunto che una delle tematiche dell'evangelizzazione cristiana è quella della missione. E allora, partendo sul discorso appunto della questa pedofilia, l'ANSA, scrive l'ANSA, e tenete conto che il titolo di questa pagina su internet è «Preti consigliano omertà sulle molestie». Questo è il titolo che è stato dato a questa pagina sullo Yahoo Notizia, è presa dall'ANSA. E dice: piuttosto la mamma farà meglio a parlare a un superiore del prete, è responsabile della diocesi. Ma cosa accadrà a questo prete? Chiede allora alla donna. La maggior parte dei preti risponde che forse potrebbe essere trasferito. Forse potrebbe essere, ma trasferito, vedete, violentato bambini, forse. Sì, ma questo non è un trasferimento, non è una condanna, è un premio perché viene mandato in missione. Visto che questi preti pedofili si dimostrano bravi missionari, sono capaci di intervenire e rovinare la vita all'esistenza di tanti bambini, sicuramente la loro capacità missionaria è dimostrata, è palese, ed è giusto che anche altri paesi, altre città e altri bambini abbiano una dimostrazione della capacità missionaria di questi sacerdoti. Ma su questo fatto dei preti pedofili e delle dichiarazioni più o meno incredibili fatte anche dalla signora Ratzinger, anche perché se noi dobbiamo dare un'interpretazione maliziosa delle sue parole, lui dice che va ricostruito il clima di fiducia, non dice che i pedofili vanno colpiti, che è un crimine enorme. Perché? Perché probabilmente alcuni genitori sono stati un attimino più attenti e di conseguenza non hanno più, giustamente, più fiducia nei sacerdoti. E allora ha detto che questo andrebbe fatto appunto di ricostruire questo processo di fiducia in cui si riportano i bambini nelle chiese. Ma allora, diamo un po' di notizie.
e le prendiamo dal Corriere della Sera di domenica 29 ottobre. Dice: 102 sono i sacerdoti accusati di aver abusato di minori a Dublino, 390 le vittime, fonte l'arcivescovo di Armour Martin, cioè fonte ufficiale, gli stessi, e tenete conto che l'Irlanda non è certo un continente, è un piccolo paese, con non ha centinaia di milioni di abitanti, ne ha pochi meno, molti molti meno, eppure ci sono stati appunto 102 sacerdoti accusati. Se voi pensate che poi in Italia dal 2000 adesso, ed è una fonte cattolica che lo dice, sono stati arrestati o condannati 30 sacerdoti. Cioè, come malattia, chiamiamolo professionale, mi sembra una percentuale molto alta, se si è arrivato appunto ad arrestare dal 2000 ad oggi, secondo una fonte cattolica, dai 30 sacerdoti, e che significa che la loro pratica, che la loro attività di pedofilia è enorme. C'è un'altra cifra che mi fa ben pensare di come vengono ben destinati i fondi. Allora dice: 467 milioni di dollari spesi nel 2005 dalla Chiesa USA per gli abusi che hanno coinvolto i sacerdoti, 399 milioni di dollari solo in risarcimenti. 783 sono i casi di abusi sessuali denunciati nel 2005 negli USA, 309 in meno rispetto al 2004, quasi 9 su 10 sono venuti prima del 1990. E allora pensate cosa significa centinaia di persone che ancora adesso subiscono le violenze dei sacerdoti. Ma c'è un dato che è particolare, che è significativo. Molte volte abbiamo ricordato del cosiddetto Papa buono, del Papa che in realtà difendeva i preti pedofili e che aveva messo la scomunica perché collaborava. C'è un caso molto, molto, molto interessante. Sapete che ci fu appunto il Vaticano II, ci fu un ritorno all'spirito cristiano da parte della Chiesa, la Chiesa si riformò, e difatti la Chiesa si riformò in meglio, perché dice 80% omosessuali, in 8 casi su 10 gli abusi sarebbero stati di natura omosessuale. Non a caso la percentuale di maschi sul totale delle vittime sarebbe passata dal 64% degli anni 50 all'86% degli anni 80. Questa fonte è di La Repubblica, 29 ottobre 2006. Allora, dagli anni 50 il 64% delle vittime di violenza dei sacerdoti erano ragazzi. Negli anni 80, in cui la fede viene più radicata, diventa l'86%. Ma vuol dire che è successo qualcosa di particolare. Significa che chi entrava nel sacerdozio, chi entrava e andava a fare il prete, aveva un maggior affinamento nello spirito cristiano dell'imposizione sui bambini. E questo qui è un dato che rimane veramente interessante da comprendere. Tutto è partito da quando la Chiesa si è adeguata al mondo, si è riformata, cioè si è scoperto che c'era meno gente interessata a seguire, a essere attenta, a rendersi schiava delle dettami cattolici cristiani, e di conseguenza l'impegno missionario di questi sacerdoti è veramente migliorato. Io voglio ricordare che ci fu un ex governatore di uno stato americano che fu chiamato per fare un'indagine un paio d'anni fa sulla pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica. Lui si rispose, se ne andò e parlò con un termine specifico italiano di mafia. Lo usò questo ex governatore degli americani. E se poi appunto noi andiamo a comprendere quello che sta succedendo, vediamo che in Italia, di fronte ai 30 casi noti, al noti di arresti e condanne, si fa di tutto perché questo non avvenga alla galla, non si sappia. Beh, scusa Francesco, il discorso del cosiddetto padre fedele in Calabria è un esempio abbastanza eclatante di come viene gestita la cosa. Cioè, sto disgraziato ha violentato una suora, è stato accusato, c'erano anche intercettazioni telefoniche. Ebbene, la magistratura locale lo ha praticamente scarcerato, dandogli quasi una patente di moralità.
ha dovuto intervenire la Cassazione per dire che quella scarcerazione fu un'infamia. Cioè, noi abbiamo dei comportamenti dei magistrati periferici, cioè dei magistrati delle procure locali, che sono veramente infami, cioè nel senso che favoriscono l'attività di pedofilia della Chiesa Cattolica, l'attività di violenza sulle persone. E questo è da sottolineare, capito? Cioè, se la violenza sui minori continua dopo la Chiesa Cattolica è perché la società civile e le istituzioni gli permettono di farlo. E questo, cioè, il prete che è stato arrestato ottantenne non poco tempo fa, questo qua approfittava addirittura dei suoi rapporti con la questura per ricattare i bambini immigrati e poterli violentare. Cioè, abbiamo una latitanza delle istituzioni che è grave, ma molto grave. Sì, allora, ci sono poi due cose che danno da dimostrare come ci sia decisamente del marcio al di là dell'Oltretevere.